Benvenuti a questa nuova puntata di Passione Auto. Oggi vi presentiamo Solterra, il primo SUV 4x4 completamente elettrico di Subaru. Questo modello è sviluppato in collaborazione con Toyota e prende i punti di forza dei due brand, l'esperienza nell'elettrificazione di Toyota e la guida integrale di Subaru. Solterra non è certo una vettura che passa inosservata, per Subaru rappresenta un balzo in avanti dal punto di vista stilistico con delle linee che rompono gli schemi. Il design, squadrato ed aggressivo, rinnova il carattere sportivo del brand. I gruppi ottici anteriori e posteriori propongono un taglio aggressivo allungato verso le carreggiate, mentre il caratteristico logo Subaru si inserisce al centro della mascherina dalla forma spigolosa e geometrica. Le dimensioni sono quelle di un SUV compatto ma decisamente slanciato, con parafanghi sagomati e degli inserti in plastica grezza che rinnovano lo spirito off-road di questa vettura. Quando si parla di SUV, anche di medie dimensioni, la capacità del bagagliaio è sempre importantissima, perché qui riponiamo tutti i nostri oggetti per le nostre avventure. In questo caso, Solterra presenta una capienza di 450 litri. Gli interni puntano molto sulla praticità, in vero stile Subaru. Sono ricchi di vani portaoggetti e molto leggibile anche il display centrale, dove vi sono tutti i comandi del climatizzatore. Solterra è davvero un modello innovativo per Subaru. Per la prima volta tutti i comandi più importanti sono raccolti in questo display posto al di sopra del volante, mentre la parte centrale è dominata da questo schermo dove sono tutti i comandi secondari e il pomello della trasmissione. La plancia è avvolgente, sportiva, essenziale. Permette al guidatore di non distrarsi mai dalla guida e avere tutto sempre sotto controllo. I sedili sono comodi, avvolgenti, regolabili, ma soprattutto molto molto confortevoli. Solterra è davvero confortevole anche per i passeggeri. Il pavimento piatto permette di avere un ampio spazio per le gambe. È omologata per 5 posti, ma viaggiando in 4 si può godere del comfort di questo bracciolo laterale dove riporre delle bibite, degli oggetti. Da non dimenticare un altro optional importante per i passeggeri, ovvero i sedili riscaldati e due prese USB-C per ricaricare i propri smartphone. I due motori elettrici, uno per asse, permettono di erogare sino a 218 cavalli di potenza. Ora andiamo a provarli su strada, ma soprattutto andiamo a testare la leggendaria trazione 4x4 Subaru. La versione che stiamo provando oggi è la Subaru Solterra 4e Experience Plus. È una versione praticamente top di gamma per design, qualità e comfort che superano ogni aspettativa. Le prime impressioni sono decisamente positive, vuoi per come è studiato l'abitacolo, vuoi per il pregio delle rifiniture o per la comodità dei sedili, sta di fatto che il comfort di guida è davvero notevole. I 218 cavalli di questa Solterra si sentono tutti, ha un'accelerazione costante ma davvero grintosa, è davvero bella da guidare. Gli ingegneri Subaru hanno creato una batteria con autonomia a lungo raggio, ma soprattutto estremamente sicura. Garantisce un'autonomia di circa 466 km. Subaru Solterra, insomma, ti permette di viaggiare in tranquillità senza il pensiero della colonnina per la ricarica. A proposito di ricarica, Subaru Solterra può caricarsi dell'80% di autonomia in appena 30 minuti e questo è decisamente un bel vantaggio.
Solterra è un 4x4 sempre inserito e monta il sistema Drive Mode, ovvero con un tasto puoi scegliere la modalità di guida in base alle condizioni ambientali e al terreno che incontri. Oltre ai più innovativi sistemi di sicurezza, Solterra ha delle telecamere frontali, laterali e posteriori che sono un bel aiuto in caso di manovra. Come ogni Subaru, Solterra dà il meglio di sé nelle condizioni più difficili. Ricordatevi di gommare neve d'inverno e poi godetevi questa super trazione che vi dà davvero la sensazione di essere incollati al terreno. Solterra è decisamente attenta all'ambiente con i suoi 218 cavalli ad emissioni zero. Non vi resta che venire in una sede Autotorino e prenotare un test drive. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Passione Auto. Che dire, stay tuned!